Marco da Milano, la mia piccola patria. La patria sarà anche piccola, ma la storia raccontata è grande. C'è un filo conduttore che lega tutti gli accadimenti raccontati in questo testo? È una storia di 80 anni, per parole e per immagini. Il servizio fotografico, le foto che accompagnano il testo sono il vero valore aggiunto del libro, ci permettono di dire che il filo comune è proprio la pluralità delle identità italiane, identità di territorio, identità generazionali, identità culturali e politiche, che nei momenti più drammatici si sono scontrate e divise e nei momenti migliori hanno trovato un filo comune per andare avanti insieme. Qual è il messaggio che soprattutto le giovani generazioni possono cogliere da questo testo? Intanto che c'è una storia. Spesso pensiamo di essere all'anno zero e invece c'è sempre un passato e qualche radice che ci può aiutare a spiegare tante cose che non capiamo del presente. E è una storia collettiva, ci sono tante storie individuali, ma c'è anche una collettività che in un certo senso ci precede, ci supererà e in cui noi dobbiamo fare appunto la nostra parte, la nostra piccola parte.